nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e commissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie a Dio.
Preghiamo. O Dio, Pastore eterno, che governa il tuo popolo con sollecitudine di padre, guarda i tuoi servi, i presbiteri, Michael, Paolo, Antoine e Paolo, chiamati a far parte del collegio episcopale, e fa che nella santità della vita si dimostrino sempre e ovunque autentici testimoni di Cristo Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi. Ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Servite il Signore nella gioia. Servite il Signore nella gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Servite il Signore nella gioia. Conoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo è gregge del Suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode.
perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Servire il Signore nella gioia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro,
e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Beatissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che siano ordinati vescovi i presbiteri Michael Czerny, Paolo Borgia, Antoine Camilleri e Paolo Rudelli. Molto volentieri.
fratelli e figli, riflettiamo un po' a quale alte responsabilità ecclesiale vengono promossi questi nostri fratelli. Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandò a sua volta nel mondo i dodici apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e riunendoli sotto l'unico pastore li santificassero e le guidassero alla salvezza. Al fine di perpetuare di generazione in generazione questo ministero, i dodici si aggregarono dei collaboratori, trasmettendo loro con l'imposizione delle mani il dono dello Spirito ricevuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sacramento dell'ordine. Così, attraverso l'interrotta successione dei vescovi nella tradizione vivente della Chiesa, si è conservato questo ministero primario e l'opera del Salvatore continua e si sviluppa fino ai nostri tempi. Nel vescovo, circondato dai suoi presbiteri, è presente in mezzo a voi lo stesso Signore, sommo sacerdote in eterno. È Cristo, infatti, che nel ministero del vescovo continua a predicare il Vangelo di salvezza e a santificare i credenti mediante i sacramenti della fede. È Cristo che nella paternità del vescovo accresce di nuove membra il suo corpo che è la Chiesa. È Cristo che nella sapienza e prudenza del vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna. Accogliete dunque con gioia e gratitudine questi nostri fratelli che noi vescovi, con l'imposizione delle mani, oggi associamo al Collegio Episcopale. Quanto a voi, fratelli carissimi, eletti dal Signore, riflettete che siete stati scelti fra gli uomini e per gli uomini siete stati costituiti, non per voi stessi, per le cose che riguardano Dio. Episcopato, infatti, è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al vescovo compete più il servire che il dominare, secondo il comandamento del Maestro: chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, chi governa come colui che serve. Annunziate la parola in ogni occasione opportuna e non opportuna. Annunziate la vera parola, non dei discorsi noiosi che nessuno capite. Annunziate la parola di Dio. Ricordate che, secondo Pietro, negli Atti, i due principali compiti del vescovo è la preghiera e l'annuncio della parola. Poi tutti gli altri amministrativi, ma questi due sono le colonne. Mediante l'orazione e l'offerta del sacrificio per il vostro popolo, attingete dalla pienezza della santità di Cristo la multiforme ricchezza della divina grazia. Nella Chiesa a voi affidata siate fedeli custodi e dispensatori dei misteri di Cristo, posti dal Padre a capo di una famiglia. Seguite sempre l'esempio del buon pastore, che conosce le sue pecore e da esse è conosciuto e per esse non ha necessitato dare la vita. Vicinanza con il tuo popolo. Le tre vicinanze del vescovo: la vicinanza con Dio nella preghiera, questo è il primo lavoro, la vicinanza con i presbiteri nel collegio presbiterale e la vicinanza col popolo. Non dimenticatevi che siete stati
tolti, scelti dal gresce. Non dimenticatevi delle vostre radici, di coloro che vi hanno trasmesso la fede, che vi hanno dato l'identità. Non rinnegate il popolo di Dio. Amate con amore di padre e di fratello tutti coloro che Dio vi affida, anzitutto i presbiteri e i diaconi, vostri collaboratori nel ministero, ma anche i poveri, gli indefessi e quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Esortate i fedeli a cooperare all'impegno apostolico e ascoltateli volentieri. E abbiate viva attenzione a quanti non appartengono all'unico vile di Cristo, perché seppure vi sono stati affidati nel Signore. Ricordatevi che nella Chiesa Cattolica, radunata dal vincolo della carità, siete uniti al Collegio dei Vescovi, questa sarebbe la quarta vicinanza, e dovete portare in voi la sollecitudine di tutte le Chiese, soccorrendo generosamente quello che sono più bisognose di aiuto. Custodite questo dono che oggi riceverete per l'impossessione delle mani di tutti noi vescovi. Vegliate con amore su tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo vi pone a reggere la Chiesa di Dio. Nel nome del Padre, del quale rendete presente l'immagine, nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio, dal quale siete costituiti maestri, sacerdoti e pastori, e nel nome dello Spirito Santo, che dà vita alla Chiesa e con la sua potenza sostiene la nostra debolezza. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Volete, frate carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a voi mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Volete custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione, conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Volete edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei vescovi,
sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prestare fedele obbedienza a me, successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prendervi cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, vostri collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Volete essere sempre accoglienti e misericordiosi nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Volete, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarla all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Volete pregare senza mai stancarvi Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministerio del Sommo Sacerdote? Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi la sua opera da bambini, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questi nuovi eletti la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa.
Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fondi su questi tuoi figli con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancora prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita alla Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il Tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questi eletti la potenza che viene da Te, o Padre, il Tuo Spirito che regge e guida. Tu l'hai dato al Tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed Egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come Tuo santuario a gloria e lode perenne del Tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questi Tuoi servi da Te eletti all'Episcopato di pascere il Tuo santo gregge, di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Essi Ti servano notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della Tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbiamo il potere di rimettere i peccati secondo il Tuo mandato. Dispongano i ministeri della Chiesa secondo la Tua volontà. Sciolgano ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore siano offerta viva a Te gradita per Cristo Tuo Figlio. A Te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa ora nei secoli dei secoli. Dio, che Ti hai fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di Te la Sua mistica unzione e con l'abbondanza della Sua benedizione dia fecondità al Tuo ministero. Dio, che Ti hai fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di Te la Sua mistica unzione e con l'abbondanza della Sua benedizione dia fecondità al Tuo ministero.
Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la mistica sua unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Riceve il Vangelo e annuncia la parola di Cristo con grandezza di animo e dottrina. Riceve l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisce la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Mitra e risplenda in te il fulgore della santità. Perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Segno del tuo ministero di pastore, abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza di animo e dottrina. L'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita, custodisce la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Riceve la mitra e risplenda in te lo Spirito, il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Riceve il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
c'è il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Riceve l'anello, segno della fedeltà. E nell'integrità della fede e nella purezza di vita custodisce la Santa Chiesa Sposa di Cristo. Risplenda in te il fulgore della santità, perché quanto apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Riceve il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Avvi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Riceve l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisce la Santa Chiesa Sposa di Cristo. Risplenda in te il fulgore della santità, perché quanto apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare l'incorruttibile gloria di gloria. Riceve il pastorale, segno del tuo ministero di pastore, abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Il Santo Padre ora invita i nuovi vescovi a prendere posto sui seggi loro riservati.
Pregate, fratelli, perché mio, il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la Tua Chiesa e per i Tuoi servi, Michael, Paolo, Antoine e Paolo, che hai scelto come dispensatori dei santi misteri, a guida del Tuo popolo. Rivesteli delle virtù degli Apostoli per la crescita spirituale del Tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, Pontefice della nuova ed eterna alleanza. E hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipe del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifico con i sacramenti. Tu proponi loro come modello in Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella presa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Michael, Paolo, Antoine e Paolo, che oggi sono stati ordinati vescovi. Dona loro la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidino il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donnaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Amen. Nostrum quotidianum la nobis hoc.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Offerete vobis pacem. Siete invitati alla cena del Signore, con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh.
Preghiamo. Per la potenza del sacrificio eucaristico, moltiplica, Signore, nei vescovi Michael, Paolo, Antoine e Paolo, i doni della tua grazia, perché fedeli del servizio ricevano il premio riservato agli operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Lord, render all.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite missa.